nonostante non sia in capo al sindaco la ricerca di eventuali acquirenti, mi sto impegnando in prima persona per provare a fornire delle opportunità concrete di acquisizione per i due club. È evidente che l'obiettivo è non far scomparire Scandone, Avellino Calcio, e salvaguardare questi patrimoni sportivi dell'intera comunità irpina. Per il calcio evidentemente c'è più ottimismo, anche se si attendono, sto sollecitando proposte ufficiali. Per il basket l'obiettivo è non far scomparire la Scandone, garantirle la massima serie possibile. Siamo al lavoro, sono fiducioso rispetto alle offerte che dovrebbero arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Rispetto alle vicende che attengono alla questione del tribunale fallimentare, non mi permetto di invadere campi che non sono di mia competenza. Il mio obiettivo da primo cittadino e da tifoso di entrambi gli sport è quello di sollecitare imprenditori locali e non a intervenire per salvare questi due sport. Le altre vicende chiaramente le lasciamo a chi ha competenza nei settori. Sappiamo che la massa debitoria della Scandone rappresenta una difficoltà, sappiamo che l'udienza del 12 rappresenta un ostacolo, ma nel frattempo dobbiamo continuare a lavorare. Non posso fermarmi dinanzi a queste difficoltà, a questi ostacoli, siamo abituati ad affrontarli di petto.